Storytime, Evoluzione Radio. E bentornati cari amici di Storytime con una nostra nuova storia. Prima di passare la parola ai nostri ospiti, vi ricordo che ci potete sempre seguire su qualsiasi canale ufficiale di Storytime. E se avete una storia da raccontare, noi siamo la radio giusta per voi. Come mi piace ricordare il nostro C'era una volta, parte questo meraviglioso mondo di favole tutte reali, perché è la vostra storia, ma soprattutto è la vostra vita. Io sono Stefano e oggi sono in compagnia di Matilde e Umberto, che ci parlano della loro attività. Ciao! Ciao! Ciao. Raccontateci un po' di voi e soprattutto di che cosa vi occupate. Inizio io. Allora, più che di noi, ti racconto che cosa fa l'associazione Per Mito. Certo. ETS. Noi contiamo poco. In realtà l'associazione è un'associazione di un gruppo di folli volontari che nel 2016 ha deciso di lanciare questa iniziativa per cui portiamo concerti, attività musicali in zone dove non ce lo aspettiamo, dove occorre un'opera di riqualificazione, un supporto nel mostrare ai cittadini che vivono in quartieri che molto spesso sono etichettati come pericolosi, degradati, ecco, tutte queste sbagliate interpretazioni che diamo alla nostra città. Noi diamo un contributo nel far vedere che ogni parte della nostra città e della città metropolitana ha i suoi valori che possono essere riscoperti e rivalutati. Sì, l'associazione è nata, a seguito e in seguito al Festival Mito, che è un festival di musica classica molto importante nella nostra città, si fa a Milano e a Torino, perché abbiamo visto in quell'occasione come la musica, anche la musica classica, che apparentemente è una musica d'élite, una musica per poche persone, in realtà quando è bella, quando è fatta bene, coinvolge tutti, coinvolge bambini, coinvolge la gente che non l'ha mai ascoltata, coinvolge i detenuti, può coinvolgere e può, come tutte le cose belle, può essere un'occasione di riscatto. E quindi noi, che siamo volontari e siamo consiglieri dell'associazione, insieme a un altro centinaio di volontari, ci occupiamo dal 2016 con vari progetti di portare la musica classica in giro per Milano, anche dei posti dove meno te l'aspetti. Tipo, dove l'avete portata? Noi l'abbiamo portata in tutte le periferie, l'abbiamo portata nelle case popolari, abbiamo fatto delle bellissime opere fatte dal Conservatorio di Alessandria nei cortili delle case popolari, dove le persone che abitano nelle case popolari hanno partecipato come comparse, chi guardava dai balconi, l'abbiamo portata nelle bocciofile, l'abbiamo portata al Mare Culturale Urbano e soprattutto l'abbiamo portata appunto nelle scuole con il progetto di educazione e poi nelle carceri. Quindi la portate proprio dove non è il classico posto dove sentire un concerto di musica classica. Sì, perché vogliamo raccontare che la musica, le cose belle sono per tutti, non sono solo per qualcuno. Certo. Ovviamente anche la musica classica ha tante sfaccettature e tante possibilità di interpretazione. Abbiamo fatto dei concerti veramente poi affascinanti per noi per primi come volontari, il concerto con un violinista e un rapper, immagina il risultato che può venire fuori con i ragazzi entusiasti, quindi è anche un modo per far conoscere un mondo che non è solamente quell'immagine stereotipata che si ha a volte della musica classica, ma è una grande opportunità per entrare nel mondo della musica più in generale. Chiaro. Adesso avete qualche programma, qualche appunto in evidenza? Allora, il programma che, il concerto che abbiamo più vicino è una cosa a cui noi teniamo tantissimo e fa parte del nostro progetto Orchestra in Opera. Opera non solo nel senso di qualcosa che si fa, okay, ma opera perché è fatto nel carcere di opera. Ma non è un concerto con qualcuno, qualche musicista che viene da fuori e va a fare il regalino ai detenuti, ma sono i detenuti stessi che hanno formato un'orchestra grazie a due professori del conservatorio che li stanno formando da anni e che fanno questi concerti. È il terzo o quarto concerto che fanno e il prossimo è il 18 febbraio e può intervenire a questo concerto chiunque può iscriversi. Infatti noi ci teniamo molto a invitare tutti gli ascoltatori a venire a questo concerto il 18 febbraio, ci si può iscrivere attraverso il nostro sito che è www.xmito.org.
ci si può iscrivere entro il 2 febbraio, perché quella è l'occasione in cui si possono vedere delle persone che hanno sbagliato, che sono detenute, che hanno commesso dei reati, in una veste di musicisti che li rende in qualche modo liberi, cioè li fa essere delle persone diverse e come persone che possono rientrare nella società. In questi giorni in cui si parla tanto di mandare in carcere, di mandare via, di escludere, è una grande occasione di inclusione. Sono bravissimi, fanno un concerto stupendo, si illuminano gli occhi e soprattutto in questo caso lo fanno anche per beneficenza, perché con l'occasione si potrà dare, gli spettatori potranno dare un contributo volontario che sarà utilizzato per comprare delle attrezzature mediche per la casa di riposo Giuseppe Verdi per musicisti. Che è una cosa meravigliosa vedere appunto anche delle persone, sì, che hanno sbagliato assolutamente, però lì si toglie un attimo il giudizio, si toglie tutto, si vede una cosa bella che non c'ha né sesso, né razza, né religione, né niente. Esattamente. Ed è veramente meravigliosa. E allora io vi chiedo, noi dove vi possiamo seguire e contattare, oltre al sito appunto, per avvalerci della vostra figura professionale e non perderci neanche un vostro evento? Beh, allora, il sito è il riferimento principale, quindi www.xmito, che sarebbe permito.org. Siamo presenti su tutti i social, quindi sia su Facebook come associazione Permito ETS, perché adesso stiamo diventando un ETS, su Twitter e su Instagram, sempre con il nome xmito onlus con la doppia O. Perfetto. E sul sito trovate anche degli estratti video, la documentazione di quello che è stato fatto e la programmazione di quello che ci sarà in futuro. Ottimo, quindi per non perderci neanche un vostro aggiornamento, invito naturalmente tutti a seguirvi e contattarvi, soprattutto a partecipare adesso a questo concerto. Quando ci sarà? Sarà il 18 febbraio prossimo. E bisogna però tassativamente iscriversi attraverso il nostro sito entro il 2 febbraio, perché chiaramente bisogna dare tutti i propri riferimenti, perché bisogna essere autorizzati per accedere. È un'occasione un po' unica per varcare una soglia che è una soglia un po' particolare, soprattutto mentale. Giusto. Allora invito tutti a seguirvi e contattarvi. Vi ringrazio di cuore per questa bella chiacchierata e vi auguro una piacevole giornata. Grazie a te. Bene amici di Storytime, la nostra chiacchierata è appena finita e fra poco ne inizierà una nuova. Mi raccomando, non perdetela. Storytime, evoluzione radio.